un piacere ospitare qui due personalità di primo piano nel campo degli studi della storia contemporanea e della difesa dei diritti umani, il professor Marcello Flores e il magistrato Silvana Arbia. Marcello Flores è uno storico dell'età contemporanea e ha insegnato come professore ordinario presso le università di Trieste e Siena e ha diretto il Master Europeo in Human Rights and Genocide Studies, sempre presso l'Università di Siena. Tra i suoi titoli più recenti ricordiamo Il Genocidio, apparso per Il Mulino nel 2021, e La Storia dei Diritti Umani, sempre per Il Mulino nel 2023, una ristampa, che saranno al centro dei lavori di questo pomeriggio. Silvana Arbia è stata magistrato presso la Corte d'Appello di Milano e in particolare Chief of Prosecution del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, Registrar della Corte Penale Internazionale dell'AIA e in questi ruoli è stata responsabile dell'accusa in numerosi processi per genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. In qualità di procuratore nel Tribunale Penale Internazionale del Ruanda ha emesso le prime sentenze di condanna per genocidio, compresa quella che ha coinvolto il ministro della famiglia del governo ruandese, una donna, e la prima donna ad essere stata accusata di genocidio e condannata all'ergastolo per i suoi crimini. Sono trascorsi 30 anni da quel lontano aprile del 1994, quando quasi un milione di persone, in maggioranza Tutsi, di ogni censo e di ogni età, venne trucidato dagli Hutu, allora la fazione al potere. E a quel genocidio Silvana Arbia ha dedicato un libro intitolato Mentre il mondo stava a guardare. La parola genocidio è un neologismo nato nel Novecento, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Winston Churchill aveva alluso la necessità di un termine per indicare un crimine senza nome. Ma nonostante l'individuazione della parola, il problema del suo riconoscimento è ancora aperto. Il diritto internazionale, con la Convenzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 9 dicembre del 1948, ne ha sancito il significato come definizione giuridica del tentativo di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale. Nonostante però la precisione di questa definizione, le controversie permangono e anche la realtà che il termine designa, potrebbe designare, è in continuo movimento. Ci sono guerre regionali, violenze di massa, anche che non conosciamo. Per queste ragioni occuparsi della parola vuol dire anche tornare a riflettere sui suoi molteplici referenti, dunque la Shoah o i crimini di guerra più vicini nel tempo, come il Ruanda o la Bosnia. Dunque interrogarsi anche sulla possibilità di dare un nome e una definizione adeguata a nuovi crimini. E questa è una questione, oltre che semantica, oltre che lessicale, anzitutto giuridica e politica. E per il Centro per l'Umanesimo Contemporaneo è molto importante far emergere la storia dei termini come storia dei problemi. E nel caso del termine genocidio, che non sarebbe l'unico termine per definire crimini di guerra e violazioni del diritto internazionale, la questione ci consente anche di guardare all'attualità delle maggiori guerre in corso in Ucraina o in Medio Oriente, con particolare riferimento ai fatti, ad esempio, di Mariupol in Ucraina o alle petizioni avanzate dal Sudafrica e dal Nicaragua per i fatti della striscia di Gaza. Dunque, grazie al dialogo tra uno storico e un giudice, proveremo a occuparci di questa materia molto calda e proveremo anche a delineare lo stato generale di salute dei diritti umani, se sono in espansione o in riduzione, a 76 anni dalla Dichiarazione Universale di Parigi, che accadde il giorno dopo la Convenzione per il Genocidio, il 10 dicembre del 1948. E lo faremo grazie ai libri di Marcello Flores, che sono stati editi appunto dal Mulino, che ringraziamo, e al termine del dialogo, se utile, sarà possibile rivolgere delle domande o intervenire. Ringraziamo dunque i nostri ospiti relatori per la disponibilità e la gentilezza e anche Radio Radicale che sta seguendo e registrando i lavori del nostro pomeriggio. Dunque ora passo la parola a Silvana Arbia. Grazie,
Grazie dell'invito e sono veramente, mi sento molto onorata di essere in questo luogo e parlare del genocidio e dei diritti umani e delle violazioni dei diritti umani e delle, dei problemi che l'umanità ha sofferto durante, e il professor Flores nel suo libro Storia dei diritti umani ci dà un quadro estremamente completo di come l'umanità ha, è passata tra contraddizioni, fallimenti e anche falsità e ipocrisie, come si è svolto questo lavoro sui diritti umani. Ecco, quindi sono specialmente sono particolarmente motivata dal fatto che con me ci sono due testi importantissimi del professor Flores. Non sono sola a parlarvi di questi temi, non sono sola a dirvi qual è stata la mia esperienza alla Procura del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e poi all'AIA, ma sono qui con una base molto forte, un'informazione completa, un'informazione molto stimolante. Quindi sono veramente entusiasta di questo incontro, che è un incontro seminariale e quindi il format penso migliore, per dire a che punto siamo, dove ci troviamo oggi nel XXI secolo, dopo che tanto si è detto e tanto si è fatto e scritto soprattutto. Ecco, c'è veramente una abbondanza di testi e comunque dei problemi invece per la loro attuazione, per la loro applicazione. E sono anche molto particolarmente motivata per essere con voi, per ritrovarvi in questo anno, l'anno in cui si ricorda particolarmente, si ricordano i 30 anni trascorsi dopo il genocidio, quei 30 anni, molte celebrazioni, ma pochi riescono a fare una relazione tra quello che è stato il genocidio del Ruanda e i fatti che si stanno svolgendo sotto i nostri occhi. Ecco, questo manca, quasi una sorta di visione presbite delle cose, che questo danneggia molto, perché non si imparano mai le lezioni. Non si è imparato dopo Norimberga, non si è imparato forse dopo l'esperienza del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Una cosa che posso dire così in prima battuta, perché il dialogo appunto bisogna che lasci anche l'altro dialogante il tempo e quindi ci divideremo il tempo, ma prima di tutto vorrei davvero sinceramente ringraziare, esprimere gratitudine all'istituto che ci ospita e soprattutto al professor Flores. Di diritti umani, ecco, io penso che sono stati un po' gli attrezzi del mestiere per me per tanti anni, quindi non era una novità per me, ma avere la storia dei diritti umani, ecco, il quadro generale, il quadro complessivo con tutte le informazioni, con tutta la, come ho detto, una storia dell'umanità, più storia dei diritti umani, storia dell'umanità, focalizzando, vedendo con una lente dello storico che non deve condannare, che non deve raccogliere prove per il processo, raccoglie elementi per la storia. Ecco, questo penso che sia un regalo grandissimo che il professor Flores ci ha offerto. E quindi l'ho letto e ne sono rimasta convinta, ne sono rimasta soprattutto persuasa che quegli anni spesi, io ho speso quasi 15 anni tra il TPR e la Corte Penale Internazionale, in dei momenti in cui c'era molto poco, ecco, questo bisogna pensare, c'era molto poco, c'erano pochi articoli dello statuto che il Consiglio di Sicurezza dell'ONU aveva redatto quando ha creato il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, come quello gemello per l'ex Jugoslavia. Quindi erano pochi articoli che ci venivano consegnati e che, in applicazione dei quali, noi dovevamo fare dei processi veri e propri in contraddittorio con una difesa agguerritissima. Non solo, ma erano tribunali i primi tribunali penali internazionali sui crimini internazionali. Cosa sono i crimini internazionali? Sono violazioni più gravi dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. Ecco, quindi dovevamo essere, oltre che specialisti in materia, ma dovevamo anche improvvisarci a essere psicologi, perché noi avevamo a che fare con sopravvissuti, i nostri testimoni erano sopravvissuti di atrocità, quindi non avevamo lo psicologo come invece ha la Corte Penale Internazionale, che assiste il testimone, che cerca di trattare il trauma subito. No, non c'era, dovevamo noi stessi cercare nella nostra fatica, nella raccolta delle prove, di essere anche,
anche psicologi, di essere anche antropologi. E io non ringrazierò mai abbastanza gli storici perché ci hanno inquadrato. Dicevo prima al professore Alison De Forge, bisogna davvero ringraziarla, andate a leggere i testi di Alison De Forge, perché lei, studiosa del Ruanda, ci ha spiegato che in effetti esisteva una questione etnica in Ruanda nel 1994, quindi potevamo costruire i nostri processi di genocidio, perché genocidio è stato, oltre ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra, la materia, i reati sui quali il tribunale doveva rendere la sua giustizia. Ecco, quindi è stata una fatica, ovviamente con pochi mezzi, ma importante per poi quello che è stata la Corte Penale Internazionale. La prima sentenza sulla convenzione, ecco, la prima applicazione sulla convenzione che prevede la prevenzione e la repressione di questo crimine, il crimine dei crimini è quello che si dice più grave, è stata proprio una sentenza emessa dal TPL, dal Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, nell'anno stesso in cui a Roma, qualche mese prima, si discuteva la creazione della Corte Penale Internazionale. Quindi il 2 settembre del 1998 questo tribunale ha emesso la prima sentenza, e questa prima sentenza è appunto leading case, perché è la prima volta, ed è la sentenza che quasi didascalicamente va ad analizzare tutti gli articoli della Convenzione sul genocidio per interpretarli, è quella prima interpretazione. E in questa interpretazione è stato anche stabilito che anche lo stupro, perché gli stupri che venivano commessi in quel contesto erano degli stupri atroci, immaginiamo un esempio molto terribile, che gli stupri avvenivano anche con pezzi di vetro oppure con tronchi di legno, ecco, quindi erano dei danni, si provocavano dei danni enormi, le lesioni inguaribili, ecco, quindi in quelle condizioni certamente era anche lo stupro, costituiva genocidio. Dopo questa sentenza ce ne sono state altre, e tutte, quasi tutte le sentenze emesse dal Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda hanno anche trattato il genocidio, ovviamente, ma anche i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra. Queste sono categorie, ecco perché dice poi i crimini di guerra raggruppano distinti crimini, quindi sono delle categorie. Il genocidio è a sé, perché a sé? Perché genocidio prescinde da un contesto, ecco, si può commettere in tempo di pace e in tempo di guerra, questo è scritto chiaramente nella Convenzione, quindi anche se non c'è un conflitto, anche se non c'è un contesto particolarmente non pacifico, si può commettere genocidio. Altra particolarità è che il genocidio si può commettere con la sola istigazione, quindi con la parola. E quindi anche lì noi siamo stati i primi del Tribunale Penale Internazionale per Ruanda a occuparci di come si commette il genocidio istigando direttamente, pubblicamente, quindi in primo luogo la radio, la televisione, quindi tutto quello che veniva trasmesso e che incitava a commettere il genocidio è genocidio, indipendentemente dal fatto che atti materiali siano commessi. Ecco, quindi, e poi anche i discorsi dei politici, i discorsi delle autorità, importante è dimostrare che sia diretto e pubblico. Ecco, abbiamo fallito, per esempio, bisogna dire anche fallimenti ovviamente, di dimostrare in un processo che gukora in ruandese vuol dire lavorare, e vi è stato un discorso delle autorità che si sono recate a Butare per investire un prefetto dopo la destituzione del prefetto Tutsi, e incitavano dicendo gukora, perché lavorare nella tradizione ruandese, nella storia ruandese, significava appunto fare questa guerra, lavorare. E quindi gukora, ma i giudici hanno ritenuto che non era sufficiente per stabilire che direttamente si incitava, si istigava. Ecco, quindi questo bisogna tenerlo molto presente, perché oggi c'è il rischio, specialmente negli ambienti politici, di lasciarsi andare con delle dichiarazioni, con delle espressioni che potrebbero, perché il genocidio, la Convenzione protegge quattro gruppi, non solo l'etnia, la razza, quindi l'etnia, la razza, il gruppo religioso, il gruppo nazionale. Il gruppo nazionale oggi forse è quello più a rischio, a mio avviso, e quindi bisogna fare attenzione a questo tipo di comportamenti che potrebbero costituire.
bisogna però sempre approfondire l'altro aspetto caratteristico del dolo speciale. Ecco, quindi è un crimine che richiede il dolo speciale, oltre al dolo generico per tutti i reati richiesto, quindi la volontà, la coscienza, la volontà di commettere il reato, occorre l'intenzione di distruggere in tutto o in parte il gruppo, uno di questi quattro gruppi. E può darsi anche che ci siano gruppi che hanno i riferimenti alla nazione, alla religione, a tutti questi altri. Per esempio il gruppo Azhar in Afghanistan, che sta lottando perché la Corte Penale Internazionale affronti questo loro, loro prospetto, che un genocidio si sia consumato a loro danno, il gruppo Azhar, ed è un gruppo che presenta caratteristiche sia per religione, sia per etnia, e quindi non è solo un solo gruppo in certe situazioni. Il genocidio ha anche la caratteristica di essere punibile come tentativo, ecco, quindi anche se non si consuma il reato è punibile come tentativo, come è punibile la complicità, e qui direi che bisogna veramente riflettere molto, soprattutto oggi. A me chiedono alcuni, ma quello che invia le armi, quello che invia gli aiuti, cos'è? È responsabile, non è responsabile? Allora, la complicità nel genocidio significa ogni forma di aiuto, ogni forma di sostegno, anche solo incoraggiamento, se è commesso con la consapevolezza che quell'incoraggiamento, quell'aiuto si sta offrendo a chi commette genocidio. E per la complicità non è richiesto il dolo speciale. Ecco, quindi il rischio c'è, quindi quando si va ad analizzare un problema odierno, purtroppo, come dicevamo, le lezioni non sono state imparate, siamo ancora in mezzo a possibili genocidi, a possibili crimini contro l'umanità, a possibili crimini di guerra, le lezioni non sono state imparate, quindi spetta a chi li vive, a chi vive questi problemi, di aprire un po' gli occhi e vedere fin dove questa complicità può essere estesa o punibile e quant'altro. Quindi il genocidio è una convenzione, tra l'altro, che, questo è molto importante, è diventata ius cogens, norme imperative di diritto internazionale, quindi che si applicano erga omnes. Quindi questo è estremamente importante, perché c'è stata la ratifica di 146 stati, quindi è una convenzione che ha avuto un numero elevatissimo di diritti, ma comunque è riconosciuto come diritto ius cogens, quindi l'obbligo più forte, no? La norma che obbliga, imperativa nel diritto internazionale. Quindi questo, da questo cosa deriva questo? Che quello che si sta, e io sono molto soddisfatta per questo sviluppo che si sta vedendo, anche se è solo sul nascere, di stati che sono stati terzi, che non sono direttamente coinvolti, ecco il Gambia che adisce alla Corte di Giustizia dell'ONU per far dichiarare che il Myanmar sta violando la Convenzione sul genocidio. Ecco, quindi questo è previsto dall'articolo 9 della Convenzione, quindi è l'obbligo degli Stati, tutti gli Stati parte, devono attivarsi, devono azionare gli strumenti che hanno a disposizione, legali ovviamente, ma se serve anche militare, dipende dalle situazioni, devono attivarsi, hanno l'obbligo per prevenire, per fermare se c'è un genocidio da in corso o per farlo punire. Ecco, quindi queste procedure che sono davanti la Corte di Giustizia dell'ONU, che è la Corte Penale Internazionale, ripeto, questo del Gambia è un esempio molto importante, ma anche il Sudafrica, come sapete benissimo, con questa ordinanza del 26 gennaio scorso, il Sudafrica ha posto alla Corte di Giustizia, alla Corte dell'ONU, una interpretazione della Convenzione con la denuncia di un possibile genocidio commesso da Israele contro i palestinesi. Ecco, quindi c'è questa questione che non è ancora stata decisa nel merito, ma è stata decisa solo in via cautelare per le misure provvisorie che la Corte ha messo. Ma in questa ordinanza del 26 gennaio è stato stabilito che c'è il fumus boni iuris, diremmo noi in gergo domestico, quindi c'è una parvenza
di diritto che questa violazione, che genocidio si possa commettere, altrimenti non avrebbe adottato le misure che sono state adottate, misure che sono state poi integrate da un'altra ordinanza successiva su richiesta sempre del Sudafrica, che ha chiesto misure supplementari, e quindi la Corte è intervenuta nuovamente e ha indicato nuove misure. Ecco, questo è il genocidio, è un reato molto difficile da provare per il dolo specialis, però neanche bisogna troppo scoraggiarsi, perché il dolo, come anche in tutti i reati comuni, non è che si trovino prove materiali, si può dedurre dai comportamenti, dalle modalità dell'azione, dalle circostanze, soprattutto da dichiarazioni dell'imputato. Ecco, quindi c'è questa fatica, però risolvibile. Sul genocidio dobbiamo dire anche questa giurisprudenza importante sulla conspiracy to commit genocide, quindi il genocidio che si commette con la collaborazione, la partecipazione, e quindi una vera e propria, no? Occorre l'agreement, no? Dicono i giudici, ma anche qui l'agreement non è che si trova un documento scritto, facciamo l'accordo per commettere il genocidio, quindi bisogna dedurlo dalle circostanze. Ecco, è una fatica enorme quella che si fa quando si affrontano questi processi, soprattutto perché, come il professor Flores ha limpidamente indicato, ecco, queste violazioni, anche quando sono accertate, anche quando sono state accertate in sentenze e punite con delle sentenze internazionali e che devono essere eseguite, per le quali gli Stati hanno l'obbligo di eseguire, però per arrivare a questo c'è sempre questo gap della collaborazione degli Stati, che manca quasi sempre, per arrestare l'imputato, per fare un accordo per l'esecuzione delle sentenze e per altre richieste che i tribunali internazionali e anche la Corte Penale Internazionale deve affrontare. Ecco, questo problema internazionale, quindi questo, come posso dire, questo imbroglio, direi, tra il diritto internazionale, la politica internazionale, la diplomazia. La diplomazia è molto importante, però a volte complica le cose, perché per risolvere e quindi per trovare un compromesso, quando si va a fare una convenzione o quando si va a fare un altro atto internazionale, si creano delle situazioni difficili. Faccio un esempio molto semplice, proprio per far capire il mio pensiero. Nella Convenzione sui diritti dei minori, per esempio, che è una convenzione molto buona, che è stata ratificata quasi da tutti gli Stati e quindi ha avuto un consenso mondiale, perché, ed è una convenzione molto importante perché tratta a 360 gradi tutti gli aspetti delle possibili violazioni contro i minori. E va benissimo, c'è anche un comitato che dovrebbe occuparsi delle possibili violazioni, cioè, però, questo che è un po' uno scandalo, se uno va a vedere, ci sono due protocolli facoltativi. Ecco, quindi gli Stati che hanno sottoscritto e ratificato questa convenzione hanno la facoltà, solo la facoltà, di sottoscrivere questi protocolli, uno dei due o tutti e due, uno che riguarda il traffico dei minori per prostituzione e l'altro che riguarda l'arruolamento dei bambini nelle operazioni militari. Ecco, sono gravissimi, tra l'altro l'arruolamento di minori di età inferiore a 15 anni è un crimine di guerra, quindi gravissimo, è stato oggetto del primo processo avanti la Corte Penale Internazionale, però diventa materia di un protocollo facoltativo, il che significa che uno Stato che ha ratificato la Convenzione e non ratifica il protocollo non si tiene fuori da obblighi che riguardano questo. E questo è il dramma, e grazie professore per averlo delineato proprio chiaramente, è il dramma un po' di questa complessità dei diritti umani, perché i diritti umani hanno una grande parte che è costituita dal diritto pattizio, quindi da convenzioni, ecco, finché non si arriva a farle riconoscere poi ius cogens, ma sono queste convenzioni importanti, se uno li legge si trova conforto, trova tutto, però poi si ratifica, non si ratifica, si può ritirare, lo Stato che ha ratificato si può ritirare, poi ci sono i protocolli e soprattutto quello che dovrebbe cambiare, no, quando si prevedono meccanismi di controllo e di monitoraggio, non devono essere oggetto di protocollo, devono entrare nella convenzione, altrimenti ci prendiamo in giro. Ecco, allora queste cose vanno
corrette, ecco perché bisogna parlarne. Però oggi ci troviamo in questa situazione, tranne che per la Convenzione sul genere. A me piace molto come testo perché è pulito, pochi articoli, c'è tutto, ed è anche ormai, come ho detto, ius cogens, per cui ed è il crimine che è stato crimine di competenza dei due tribunali ad hoc, di altri tribunali misti, ma soprattutto della Corte Penale Internazionale, perché ormai è la giurisdizione permanente, quindi non è più come quelle ad hoc che hanno avuto un limite temporale, permanente, che ha delle prospettive future importanti, perché è basata su un trattato, lo Statuto di Roma, che è suscettibile di essere revisionato. Ecco, quindi se ci sono delle modifiche, e non per il genocidio, perché attenzione, essendo ius cogens, quindi può essere derogato solo da norme di pari rango, quindi di norme di ius cogens. Quindi c'è un rango di questa convenzione elevatissimo, per cui vedete infatti che nel Statuto di Roma, quando va a descrivere i crimini di competenza della Corte, si richiama ovviamente la convenzione, il testo e il linguaggio della Convenzione sul genocidio, mentre una porta aperta, spalancata, professore, penso che sarà d'accordo con me, è la categoria dei crimini contro l'umanità, dove i diritti umani, gli sviluppi dei diritti umani possono avere veramente una concreta attuazione in termini di sanzionamento delle violazioni. Ecco, i crimini contro l'umanità, se uno va a vedere i diversi statuti dei tribunali, anche quelli misti, Sierra Leone e altri, vede che ci sono delle differenze nel catalogo dei crimini, non sono sempre gli stessi. C'è anche una norma, no? Dice altri crimini che possono determinare, no? Delle situazioni che sono contro la dignità della persona. Ecco, c'è sempre un margine, un'apertura, una possibilità di arrivare attraverso l'interpretazione a perseguire e punire dei crimini che non sono tipicamente previsti, come invece lo è per il genocidio e anche per i crimini di guerra. Interessante è dire, e qui veramente chiudo questa prima parte, che mi interessa molto questo, lo devo dire per forza, della Carta dell'ONU si parla di uguaglianza, ma si parla di uguaglianza degli individui, ovviamente si parla anche dell'uguaglianza delle nazioni, piccole e grandi. Ecco, allora, quando dobbiamo pensare al nuovo ordine mondiale, tutti aspirano a essere protagonisti del nuovo ordine mondiale, c'è quasi una libido di essere là a fabbricare questo nuovo ordine mondiale. Allora, i giovani fabbricheranno questo nuovo ordine mondiale e devono ricordarsi, questo con dati alla mano abbiamo la prova che è così, che tra le nazioni non c'è assolutamente una distinzione in termini di ricchezza o in termini di altro genere. Quindi tutte le nazioni, grandi o piccole, hanno un voto. E questo è stato l'exploit della prima revisione dello Statuto di Roma Campana del 2010, dove, e io ve lo posso dire perché l'ho vissuta questa battaglia, dove le grandi potenze cercavano di calmare un po' gli animi, di no, non è ancora tempo di definire l'aggressione, andiamoci piano, aspettiamo un po', perché l'aggressione è un reato sensibile, hanno i risvolti politici, quindi vedevano questa aggressione come qualcosa di molto pericoloso, e politicamente. A livello internazionale. Quindi c'è stata una campagna, quindi questi delegati di queste potenze sono andati in giro un po' dappertutto a fare campagna di ritardare la definizione del crimine di aggressione, perché nello Statuto di Roma nel 98 era rimasto in bianco, quindi c'era crimine di competenza della Corte Penale Internazionale, genocidio, crimine di guerra, crimine contro l'umanità e l'aggressione quando sarà definita. Ecco, questo era il compromesso, lasciamolo là, non sarà mai definita, pazienza, ci vorrà tempo. Tutti quindi si sono pacificati su questo, ma a Kampala, ripeto, tutti erano convinti che questa forza che c'era di queste lobby, no? Perché si tratta di questo, poi in fondo le lobby vanno lì a lottare per se devono fare o non devono fare una risoluzione, una convenzione, se devono modificare il draft della risoluzione in un certo modo. Ecco, quindi alla fine l'aggressione è stata definita perché il voto dell'Ecuador aveva lo stesso valore del voto della Germania. Ecco, quindi quando io discutevo il budget della Corte e
10 stati proponevano che i major contributors fossero quelli che dovevano dettare un po' le regole di come fare, beh, dico, no, tutti gli stati parte hanno lo stesso valore e lo stesso voto soprattutto. Ma il successo di Kampala, quindi oggi abbiamo tra i crimini sui quali la Corte ha giurisdizione, con molte condizioni però che qui non possiamo esaminare ma che magari in un'altra occasione, però è definito. Quindi questa lacuna, questo vuoto che c'era nello Statuto di Roma è stato completato grazie a questi piccoli stati che hanno votato come i grandi stati. Quindi è un esempio che storico, perché è storico, è inatteso, era stato inatteso, di quello che è successo durante la prima conferenza di revisione, dove sono stati aggiunti delle piccole integrazioni ai crimini di guerra, l'uso di particolari. Ecco, quindi ci sarà molto da fare. Questo è l'aspetto più entusiasmante. Questo trattato di Roma si può e si deve modificare, difatti fu adottato velocemente proprio perché può essere modificato, meglio averlo così che non averlo proprio, ma averlo così significa però arricchirlo di contenuti, non solo allungare la lista dei crimini, che potrebbe anche essere sufficiente, ma vedere di semplificare, perché questo, professore, è il problema enorme. C'è una procedura estremamente complessa. Ed è chiaro che i ritardi sono inevitabili quando c'è una procedura così complessa, e c'è finalmente per la prima volta ancora a livello internazionale c'è la partecipazione delle vittime nel processo, con una complicazione o qualcosa di molto positivo, ma che complica ovviamente la procedura. E quindi se si semplificano le procedure, se si creerà un'autorità per l'enforcement delle sentenze e delle ordinanze, probabilmente questa Corte avrà vita lunga, avrà rispetto, avrà autorità, altrimenti rischia veramente di essere qualcosa che non soddisferà, dalla quale ci distanzieremo forse, non lo so, ma che avrà un'utilità relativa. Mi sono un po' dilungata perché volevo un po' delineare un po' lo spirito con il quale io sono venuta a parlare dei libri del professore, che ho letto, ripeto, ho imparato tantissimo. Storia dei diritti umani, ne avevo bisogno, e quindi un invito a leggere, un invito a vedere come ci si può attivare, perché la società civile ha un ruolo molto importante, lo dice anche il professore in un capitolo del suo prezioso libro. La società civile deve attivarsi, per attivarsi bene deve conoscere la base di quello che può essere una sua azione. Grazie, intanto anch'io voglio ringraziare per questo invito in questo bellissimo luogo di studio, di riflessione e di discussione. E mi fa molto piacere poter discutere e ascoltare le parole di una giurista, non una giurista qualsiasi, perché è una giurista che è riuscita a combinare sia la riflessione teorica che tutti i giuristi in qualche modo cercano di fare, ma con una pratica praticamente unica, in qualche modo eccezionale, dovuta anche a qualche casualità, possiamo dire, avendo letto il suo bellissimo libro, ma che costituisce qualche cosa di cui purtroppo si fa fatica a cercare di raggruppare e utilizzare gli insegnamenti. Ecco, questo è un limite in Italia, come sapete quanto me, si discute della giustizia da anni in modi forti, divisivi, estremamente combattivi, cattivi, eccetera, e manca però questa capacità di riuscire a individuare dei punti fermi, delle esperienze che dovrebbero diventare un patrimonio comune. Ascoltando quello che diceva la giudice Arbia,
mi domandavo, perché è una cosa che, per quanto siano ormai diversi decenni che mi occupo di diritti umani e genocidi, non sono ancora riuscito a risolvere con me stesso, e cioè se ho un atteggiamento ottimista su quella che è stata la storia dei diritti umani o invece una storia pessimista, perché è una storia che purtroppo va avanti e indietro, conosce dei grandi momenti di avanzata e dei momenti di arretramento. Proprio quando la giudice ha cominciato a partecipare al Tribunale per il Ruanda, quelli erano gli anni, la fine del secolo scorso e l'inizio di questo secolo, in cui la cultura dei diritti umani sembrava invincibile in qualche modo, sembrava fare continuamente passi da gigante, sembrava essere davvero riconosciuta e condivisa, e che quindi si pensava che non fosse possibile tornare indietro. Oggi, se facciamo un'analisi un po' seria, ci accorgiamo che, così come tutti i grandi istituti che studiano la democrazia ci dicono che purtroppo negli ultimi almeno 7-8 anni le democrazie stanno arretrando, e questo rispetto a quella grande avanzata che c'era stata a cavallo dei due secoli è un enorme problema, ma anche la questione dei diritti umani, perché il ruolo degli stati-nazione nel affrontare le tematiche dei diritti umani e quindi nel rinazionalizzarle in qualche modo è diventato un modo per cui il discorso dell'universalità dei diritti spesso è una petizione di principio o qualche cosa sì, che si dice perché bisogna dirlo, ma che non ha dei grandi risultati pratici. Quindi oggi viviamo in una situazione estremamente difficile da questo punto di vista, che comporta anche delle grandi e interessanti battaglie di tipo culturale, quelle attorno, è un tema troppo grande per poterlo discutere questa sera, della natura occidentale della cultura dei diritti umani oppure no, oppure invece della natura multiculturale dei diritti umani, cosa che io sostengo, anche se naturalmente poi ci sono delle logiche che fanno prevalere degli aspetti soprattutto di tipo concettuale e linguistico delle culture occidentali, ma basta vedere tutti i lavori che, mentre era in discussione la Dichiarazione universale, sono stati fatti dall'UNESCO, da altri, il gruppo che si è riunito a Bogotà, cioè culture estremamente diverse che sono riusciti a proporre perlomeno l'attenzione anche a una visione che è diventata probabilmente più eurocentrica o occidentalocentrica nel corso poi dei decenni successivi, ecco, che non era nella natura della dichiarazione, ma è stato in qualche modo nella politica di attuazione, o meglio non attuazione, dei diritti umani che per molto tempo è stato fatto, poi perché insomma non a caso nel 1975 ci sarà la conferenza di Helsinki, che si sente il dovere di riprendere questo tema che era stato in qualche modo abbandonato. Rispetto al tema del genocidio, che è stato così ben raccontato in tutti i suoi aspetti fondamentali, io vorrei proporre solo alcuni temi alla discussione, che sono quelli che mi sembra possano essere anche interessanti per l'attualità. L'uso che del termine genocidio si fa. Nell'opinione pubblica, nella stampa, nei media, non solo in occasione di questi due ultimi conflitti in Ucraina e in Palestina, ma anche precedentemente un po', il termine genocidio è diventato in qualche modo il parametro per giudicare un'azione violenta di massa che si ritiene intollerabile.
quando qualcosa si vuole davvero condannare, si pensa che solo la parola genocidio può sancire quella condanna, altrimenti c'è quasi una diminuzio delle responsabilità e delle colpe di chi commette questa violenza. Ecco, questa al fondo è una incomprensione forte di quella che è stata l'invenzione del termine genocidio, del concetto e della sua concretizzazione giuridica poi con la convenzione del 48. Però è un problema perché questo modo, chiamiamolo diffuso, che in alcuni casi è strumentale apertamente, ma in molti casi è solo che non sembra, siccome una condanna di un fatto di grave violenza non può essere soltanto una questione giuridica o razionale, è anche una questione emotiva ovviamente, che è necessaria per poter poi trovare anche qualche soluzione. Ebbene, sembra che se non si usa il termine peggiore, questa emotività in qualche modo non trova... Ecco, questo credo che sia un problema che andrebbe affrontato in modo serio dai giuristi, dai responsabili dell'informazione, perché io credo che è ovvio che poi ognuno usa i termini come vuole, però credo che spesso ci sono delle cadute che dipendono da una scarsa conoscenza, uno scarso approfondimento, e invece bisognerebbe riuscire a farlo. A me in tutto questo discorso ha significato molto per me, per esempio, io ho avuto la fortuna di essere amico e che mi considerasse amico Antonio Cassese, che frequentavo soprattutto qua a Firenze, soprattutto quando io insegnavo a Stiene, quando lui riusciva a essere qua. Quando fu incaricato, al di là di tutti i suoi altri meriti enormi, ma quando fu incaricato di presiedere la Commissione delle Nazioni Unite per indagare se in Darfur c'era stato o no un genocidio, cosa che nella stampa si diceva normalmente. Lì, anche perché a cominciare a utilizzare il termine genocidio per il Darfur era stata la stampa americana e addirittura il presidente americano, cioè era per una serie di motivazioni politico-religiose, possiamo dire, c'era questa spinta. In quella commissione, che era composta di grandissimi giuristi, stabilì che non c'era un genocidio, che le violenze erano continue, erano enormi, che in qualche modo potevano sembrare un genocidio, perché si andava a distruggere quei villaggi, quella popolazione, con l'intento di distruggere, ma quello che mancava in qualche modo era non l'intenzione di distruggere, ma l'intenzione di distruggere il gruppo in quanto tale. Ecco, questa che è la cosa più difficile da provare, come diceva prima la giudice, ma anche da capire forse, e che è quello che, se andiamo a vedere l'origine del termine, e invece lo capiamo bene, perché Raphael Lemkin, che su questo tema di dare un nome all'uccisione di massa, al crimine di assassinio di un gruppo, ci rifletteva fin da quando era studente all'Università di Kiev negli anni 20, e aveva provato a proporre poi nelle riunioni dei giuristi internazionali di chiamare barbari e altre cose generiche. Quando è che scopre e riesce a fare questo cortocircuito fondamentale da un punto di vista intellettuale, ma anche nominalistico? Quando vede la Shoah in atto, quando, studiando nel libro noiosissimo in cui usa per la prima volta il termine genocidio, perché è un libro veramente di una noia mortale, perché è un racconto di tutte le norme che il regime nazista sta mettendo in piedi in tutta Europa per legalizzare le sue azioni, per dare una dimostrazione che non sta facendo nulla di illegale, cioè è una cosa, un'architettura enorme del potere nazista quella,
E lì viene fuori che gli ebrei perché sono uccisi? Non sono nemici, sono uccisi anche quelli che erano nazisti, così come in Italia, dove gli ebrei fascisti erano tanti e spesso in ruoli anche importanti, sono deportati anch'essi. Ecco, quindi solo perché erano così. E l'esperienza che ha fatta la giudice è, da questo punto di vista, quella più esemplare, direi, dopo il caso della Shoah. Solo perché sei Tutsi, o poi perché sei un Utu che però vuole difendere i Tutsi in qualche modo, allora io ti ammazzo. Ma se sei Tutsi, ti ammazzo comunque, anche se tu sei a favore del governo, anche se tu vuoi, come alcuni che lei racconta bene nel suo libro, che fanno finta di essere Utu per salvarsi la vita, eccetera. Ecco, quindi è estremamente chiaro quel in quanto tale, che è qualche cosa che però è difficile da trovare nella maggior parte dei massacri del Novecento o anche di questo secolo che noi vediamo, perché purtroppo i massacri sono anche molti perché hanno delle motivazioni. Ovviamente sono delle motivazioni strumentali, ma sono delle motivazioni estremamente precise di controllo di una popolazione, di controllo di un territorio, di rapina delle ricchezze, eccetera, eccetera, di distruzione o espellere una minoranza da un territorio, quindi tutte cose che poi sono borderline col genocidio. La pulizia etnica in qualche modo può diventare genocidio, però non è che di per sé la pulizia etnica, è come il Tribunale per l'ex Jugoslavia ha più volte raccontato, tra l'altro facendo imbestialire le vittime, perché poi c'è anche questo aspetto, che purtroppo, come lei raccontava prima, per le vittime, quando la Corte della Giustizia ha detto in Bosnia non c'è stato un genocidio, beh, i bosniaci, io ho frequentato molto più lì che non in Ruanda, erano veramente esasperati contro il Tribunale internazionale, senza capire che l'aver invece detto che a Srebrenica c'era stato era proprio la dimostrazione di come si potesse inserire in un contesto comune una realtà differenziata, non di valore, ma di tipologie di crimini che andavano in qualche modo tutte condannate. Tant'è vero che in alcuni casi, credo che ci siano stati anche nel Ruanda, in cui nel primo appello c'è stata la condanna per genocidio e poi nella Camera d'Appello invece si è ridotto a crimini contro l'umanità, spesso gli anni di condanna sono rimasti più o meno gli stessi, e questo però di nuovo veniva visto. Ecco, allora dietro questo termine genocidio c'è questo grande problema, chiamiamolo emotivo per sintetizzare, che però è qualcosa che evidentemente non si riesce bene a affrontare e risolverlo. Un po' forse perché non esiste una convenzione sui crimini contro l'umanità. Ecco, questo evidentemente è un problema enorme, perché non essendoci una convenzione sembra che in qualche modo sia qualcosa di troppo generico, di minore e così via, anche se nella relazione finale Cassese disse in Darfur non c'è un genocidio, ma la comunità internazionale si deve ricordare che i crimini contro l'umanità sono altrettanto gravi, non meno gravi, sono altrettanto gravi, e la comunità internazionale ha l'obbligo di intervenire per porvi fine. Quindi questa è un'altra appunto questione che dal punto di vista della giustizia internazionale è abbastanza chiara, ma certamente non lo è più nell'opinione pubblica. I miei colleghi, gli storici, i sociologi, gli scienziati sociali che si occupano di genocidio, tendono in gran parte, non tutti, ma ampliare molto la categoria di genocidio quando viene usata. Ecco, io su questo sono in minoranza dagli storici, perché mi sembra che c'è una chiarezza nella definizione giuridica. Se noi invece utilizziamo
perché ci sembra che serve di più alle nostre analisi storico-sociologiche un termine più ampio, e abbiamo allora dei grandi studiosi che iniziano, allora secondo me genocidio è, scrivono due bellissime pagine, però diverse da quello che scrive un altro collega, che ne scrive altre due un po' diverse, e non si capisce allora perché non si possa utilizzare il termine per quello che è, e cioè termine nato sul terreno della giustizia internazionale, e poi ovviamente spiegare invece i fatti, gli eventi, con dinamiche che ovviamente vanno oltre e sono diverse da quelle della giustizia, in cui il problema non è dire chi è colpevole o no di genocidio, ma capire le logiche, le dinamiche che ci sono state. Ecco, questo è un problema enorme, che credo che è di fronte anche a tutte le questioni che noi vediamo anche in questi giorni nelle università, nelle manifestazioni, per cui sembra che dire se si è d'accordo che sia o no un genocidio diventa la questione fondamentale, con il totale disinteresse nel capire non solo quello che sta accadendo e le diverse responsabilità, che poi sono sempre molteplici, che hanno permesso la violenza che stiamo vedendo, ma soprattutto senza alcun interesse a provare a capire le possibili vie di soluzione a questo, in cui chiaramente anche questa invece aggravarsi delle accuse del massimo, del crimine massimo in qualche modo, non può che favorire una radicalizzazione delle contrapposizioni e certamente non una possibile soluzione. Ecco, quindi io credo che la questione del genocidio sia una questione che deve essere dibattuta ancora, ma soprattutto bisognerebbe cercare di farlo con, ecco, io un suggerimento che do ai tanti giuristi, non tantissimi, ma insomma ce ne sono alcuni che come la giudice Arbia hanno lavorato nei tribunali internazionali e hanno anche la chiarezza per raccontare le cose, di provare il più possibile a intervenire, a spiegare, a raccontare, a dire perché bisogna cercare di fare questo sforzo di salto di comprensione collettivo sul tema del genocidio, così come in qualche modo su quello dei diritti umani. Ora io ricordo, a proposito, e chiudo, della questione della Palestina adesso, ma quando avevo il master europeo sui diritti umani e il genocidio, che era un master europeo in cui erano tutti studenti internazionali che venivano in gran parte dall'Asia e dall'Africa, quindi dai paesi più diversi, ogni volta, ma sto parlando del 2004, 2005, 2006, 2010, c'era sempre la domanda: ma adesso gli israeliani stanno commettendo genocidio contro i palestinesi? Quindi non in una situazione come quella di oggi, ma in situazioni molto diverse e, se facciamo un confronto, estremamente più limitate. Cioè, perché? Perché era qualcosa che comunque circolava tra le vittime, circolava nei racconti, era una modalità soprattutto di inchiodare alle proprie responsabilità maggiori usando un termine che in quel caso, come accade ora, va proprio contro quelli che sono stati l'esempio su cui il termine genocidio è stato costruito, e quindi con questi ribaltamenti di tipo poi psicologico, morale, eccetera, che creano dei cortocircuiti che non hanno nulla rispetto a una maggiore conoscenza, ma rischiano soltanto di creare delle enormi difficoltà di comprensione. E però questo è il terreno su cui noi dobbiamo anche riuscire a entrare. Io ormai non sono più da
diversi anni nell'università, ma credo che quello che accade nell'università da questo punto di vista è estremamente pericoloso proprio per questa riduzione della necessità di comprendere e di discutere a invece delle logiche di conflitto tra slogan che sono, in quanto riassuntivi, inevitabilmente superficiali, schematici e quindi insufficienti a comprendere e a poter anche poi agire in qualche modo. Ecco, quindi è un problema di riuscire a intervenire da più parti. Ecco, credo che su questo bisognerebbe fare uno sforzo collettivo che porti avanti un po', perché il rischio, se no, così come per molto tempo, ora meno, però forse si può riprendere questa appunto idea che la cultura dei diritti umani è la cultura occidentale, quindi, come anche poi qualcuno ha scritto, è la nuova cultura dell'imperialismo che cerca di mantenere il proprio dominio sul mondo attraverso questa finta buonismo, eccetera, eccetera, senza capire se uno va a vedere i 30 articoli della dichiarazione, che è secondo me il documento più bello dal punto di vista della semplicità e della chiarezza. Io credo che non esista un documento giuridico che tutti possono capire fino in fondo senza nessun aiuto. Tanto è stato bello il lavoro fatto dalla commissione guidata da Eleanor Roosevelt. Le cose fondamentali di quei diritti che noi riteniamo universali, imprescrittibili, eccetera, eccetera, in qualsiasi cultura non sono considerati qualche cosa che si può fare. Cioè, sono di fatto vietati da tutte le tradizioni, da tutte le culture. Quindi in qualche modo, anche se poi nell'attuazione ci sono differenze, però non si può che evidenziare questo aspetto di universalità, che non si può ridurre tutto invece a una logica di alla fin fine di scontro politico che spiega tutto quanto e che vuole spiegare tutto, ma in una logica estremamente riduttiva dell'oggi, del potere. Ecco, quando la giudice ricordava l'importanza del valore di ogni singolo Stato rispetto agli altri. Ecco, io credo che ricordare questo sarebbe la cosa più importante da ridire ogni volta che noi, e lo sentiamo quasi tutte le sere, sentiamo in televisione quelli che fanno la giustificazione geopolitica delle necessità dei paesi più forti a ottenere quello che vogliono. Ecco, il professore ha messo veramente il punto su un aspetto sul quale vorrei essere un po' più precisa. È il gruppo come tale, ecco, il gruppo come tale, quindi la protezione del gruppo come tale. E questa è forse la chiave per capire perché si tiene tantissimo a che questo genocidio sia riconosciuto, dichiarato, condannato, eccetera. Perché è un concetto che poi riprende lo Statuto di Roma. Se noi andiamo a vedere nel preambolo dello Statuto di Roma, è un paragrafo del preambolo molto interessante, dice che l'umanità, le comunità sono unite da vincoli che le accomunano e le diverse culture formano un mosaico che rischia di essere distrutto in ogni tempo. Ecco, quindi noi abbiamo bisogno invece di questa presenza, di questa conservazione, di questa salvaguardia di questo mosaico, ecco, che i gruppi devono continuare a essere distinti, a comporre la comunità internazionale. Quindi quando si
vede, no, questo interesse, quando ci accorgiamo di questo interesse a far punire un crimine che protegge il gruppo, probabilmente c'è anche una ragione di avere una comunità internazionale composita, quindi ricca di queste diverse culture, di queste diverse etnie, di queste diverse razze e quant'altro. Ma nel specifico è anche è vero la punizione più elevata, perché oltre alla condanna, che può essere giustamente il crimine contro l'umanità, può portare all'ergastolo perché sono crimini gravissimi, lo sterminio e quant'altro, ma i crimini di guerra, e da dire fra parentesi che c'è sempre stato nei nostri processi un concorso formale, cioè lo stesso fatto viola più norme, quindi con lo stesso fatto l'imputato è stato punito sia per genocidio, sia per crimine contro l'umanità, sia per crimini di guerra, quindi c'è un concorso formale, l'uno non esclude l'altro, però appunto il genocidio, chi è anche imputato di genocidio, per esempio, non ha diritto d'asilo. Io ricordo per avere la consegna di Mouvoni dalla Gran Bretagna, Mouvoni è uno degli imputati che si era rifugiato in Gran Bretagna, un colonnello delle forze armate ruandesi all'epoca, che era riuscito a uscire dal Ruanda e chiedere asilo in Gran Bretagna. E noi, quando abbiamo chiesto, presentando il mandato di arresto e la consegna, perché non è estradizione come invece avviene tra più stati quando si chiede l'estradizione, il Tribunale internazionale ha un'autorità maggiore di uno Stato e ha l'autorità di chiedere la consegna, quindi lo Stato non può intervenire nel merito se deve estradare o non deve estradare, deve consegnare. Ecco, in quel caso la Gran Bretagna ci ha posto molte difficoltà, molti ostacoli, ed era perché c'era pendente questa domanda di Mouvoni di essere riconosciuto titolare del diritto di asilo in Gran Bretagna. Poi l'abbiamo risolto prima per la convenzione, che chiaramente esclude questo, la convenzione sul genocidio, e poi anche questo c'è da ricordare, perché i diritti umani sono indivisibili, quindi quando si pensa a un imputato di genocidio, che è un crimine gravissimo, che implica emotivamente tutti, anche chi deve tenere i nervi saldi come i procuratori e i giudici, però coinvolge, però anche in questi casi ci sono diritti umani da rispettare, quindi i diritti umani dell'imputato, i diritti umani di chi è in detenzione, i diritti umani del condannato, ecco, quindi questo dà molto fastidio alle vittime certamente, e noi dovevamo fare scudo nelle aule, perché quando si interrogava un testimone, la prima cosa che diceva: io sto malissimo, mentre lui era l'imputato che era di fronte, se ne sta benissimo nel centro di detenzione dell'ONU, con tanto di comodità che io non ho, eccetera, eccetera. Le donne di Taba, che erano quelle che avevano testimoniato il processo a Kayesu, vittime di stupri atroci, non avevano neanche una medicina, perché poi questi stupri comportavano anche l'infezione da HIV, quindi neanche una medicina per alleviare i dolori. Ecco, quindi subito, però noi cercavamo di evitare che questo portasse alla non credibilità dei testimoni, quindi per dire che i diritti umani, è vero, sono indivisibili, quindi non si può proteggere i diritti umani delle vittime senza proteggere i diritti umani degli imputati, che sono dei diritti che riguardano le varie fasi del processo e quant'altro. Quindi per il genocidio però, ecco, le conseguenze sono molto particolari. Chi è condannato di genocidio, anche lo Stato, ecco, perché ci sono due livelli. Lo Stato è condannato per genocidio, no? Anche la Corte di Giustizia dell'ONU, ecco, molte conseguenze, non è neutro. E l'individuo, perché la responsabilità penale personale, è condannato da una Corte Penale Internazionale, ci sono conseguenze molto più gravi. Quindi è difficile che il Tribunale Nazionale che segue la condanna possa, per esempio, ridurre la pena. Ecco, c'è un valore certamente particolare di gravità di questo crimine. Ecco perché, come diceva il professore, le vittime o i gruppi interessati cercano di innalzare il livello di protezione di quelle che sono le loro rivendicazioni, chiedendo che si persegua. Certamente poi sta a chi deve eseguire il lavoro e eseguirlo come si deve, con tutte le regole anche dello Stato di diritto, per arrivare alla conclusione che vi sia o non vi sia genocidio.
E questo che del gruppo cioè, se interessa, perché nei processi che hanno riguardato i media in Ruanda, quindi Nahimana era un intellettuale di grandissimo valore, raffinatissimo valore, che però lui ha molto propagandato il genocidio anni prima del 94, perché anche questo è importante da dire: il genocidio non accade il giorno dopo senza essere preparato anni prima, ecco, non è un crimine così istantaneo, quindi c'è una preparazione, ci sono dei segnali, ecco perché la prevenzione che la Convenzione richiede è importante, noi vediamo i segnali di una preparazione del genere, quindi è lì che bisogna intervenire. E in Nahimana, quindi nel processo dei media, specialmente Nahimana, perché Baraga Guisa era di un livello molto più basso, tra l'altro è quello che ha cacciato l'avvocato italiano, l'unico avvocato italiano ad Arusha, l'avvocato Barletta, era quello che difendeva d'ufficio, perché Baraga Guisa non riconosceva alcuna difesa possibile, doveva difendersi da solo, ma il sistema gli imponeva l'avvocato, quindi questo povero avvocato Barletta si è visto rifiutare, perché era siciliano, italiani mafiosi sulla porta del centro di detenzione di Arusha, e non voglio essere difeso. Ecco, allora, poi c'era anche Ngeze, che era ancora più brutale, che invece curava il giornale Kangura, sempre per propagandare il genocidio, con figure allegoriche che venivano fuori dalla Bibbia, da quant'altro, comunque. Ecco, quindi questo nel processo Nahimana si considera, perché la difesa l'aveva sollevato, no? Quindi c'è il piano che il governo ha fatto, in effetti era un piano politico. Noi, per conservare il potere, che è messo a rischio dagli accordi di Arusha, che erano gli accordi di pace che faticosamente cercavano di essere completati nella loro redazione, comunque questi accordi di Arusha, che gli Hutu estremisti dicevano sono chiffon di papier, non ce ne importa niente, non li eseguiremo mai, i Tutsi volevano invece entrare e riprendere una parte, partecipare al potere, quindi in questa situazione c'era il piano governativo di eliminare il nemico politico. Questa era la difesa che è stata tra l'altro presentata ai giudici, e i giudici rispondono: ah bene, c'è questo fatto che è politico, e questo è un aspetto che rafforza ancora di più l'intento specifico, perché vai a accumulare nel gruppo Tutsi tante negatività, che anche quella del nemico da battere ad ogni costo, battere anche le larve che erano poi i feti nei ventri delle madri, quindi tutto deve essere eliminato perché è il nemico, e quindi rafforza ancora di più l'elemento intenzionale. Quindi ecco perché è un crimine grave, perché mira alla distruzione del gruppo, in tutto o in parte, ecco, non è necessario la distruzione totale. Ma ecco, se io fossi stata tra le persone, non solo Tutsi, ma anche Hutu moderati, perché poi tanti Hutu hanno protetto i Tutsi, si sono fatti anche massacrare perché non aderivano al piano genocidario. Ecco, quindi se io fossi stata a quel tempo in Ruanda, avrei anch'io preteso che chi ha... Gli esecutori mi importano poco alla fine, perché gli esecutori poi sono stati processati a livello nazionale, tra l'altro, ma gli ideatori, le autorità che hanno deciso, pianificato, programmato, organizzato, e come l'hanno organizzato, perché hanno cominciato ovviamente secondo il piano prestabilito, ma poi alla fine per finire, per completarlo in breve tempo, perché in tre mesi quasi 1 milione di persone sono state eliminate nel modo più efferato, più atroce, ecco, cosa hanno trovato, cosa hanno escogitato? La difesa civile. Ecco, allora, implicare il popolo, la gente comune, in questa mattanza, perché poi da quel momento in poi tutti si sono organizzati a eliminare il vicino di casa, sia pure con un bastone, ma lo dovevano eliminare, lo dovevano uccidere. Ecco. Quindi il coinvolgimento della popolazione civile, anche questo dovrebbe essere oggetto di riflessione, perché, ripeto, quando la politica fa le sue azioni, eccetera, è una cosa, ma quando coinvolge la popolazione, questo è avvenuto anche, penso, e non so se il professore, che è uno storico, lo sa meglio di me, ma anche al periodo nazista la popolazione era coinvolta, era convinta che il nazionalsocialismo fosse qualcosa di benefico, qualcosa cui aderire. Ma nel caso del Ruanda la gente fu persuasa, non subito,
ma quando le autorità hanno emanato queste ordinanze sulla difesa civile, ecco, quindi è l'immediato coinvolgimento, per cui si dice che è genocidio a machete, ma non è vero, perché c'era tanto di esercito, c'erano gli interamo armati, quindi il machete è arrivato quando questo lavoro di finissage, di completamento, è stato affidato ai civili. E lì è stata la parte più crudele di questo genocidio. E quindi vedermi di fronte, per esempio, una Polinia Ramasuco che va a incitare, ex ministro della famiglia e della protezione della donna, che va nelle prefetture dove ci sono migliaia di rifugiati in condizioni terribili e va a istigare i miliziani interamo a stuprare donne, ecco, questo penso che se io fossi stata, chiaramente questa donna l'avrei, non come procuratore ma come vittima, voluta vedere condannata anche per genocidio oltre che per crimine. E quindi c'è, è vero, l'aspetto emotivo, ma c'è anche la soglia di gravità verso la quale, che non si può, come diceva prima il professore, accettare. E se io fossi qualcuno che decide cosa verrà nei prossimi anni, metterei da parte, professore, lo dico e non si scandalizzi, tutte queste convenzioni che riguardano i diritti umani, perché è stata una produzione ottima, magnifica, entusiasmante, si può dire quello che si vuole, ma è stata una sovrabbondante produzione di convenzioni si sono dedicate a degli aspetti specifici, non so, persone con disabilità, minori e altro, donne, non discriminazione con le donne, ma hanno lasciato una grande frammentarietà. La stessa cosa per i meccanismi di controllo e di prevenzione e di punizione di violazione dei diritti umani. C'è anche lì una sovrapposizione o comunque una non razionalizzazione di quelli che sono i meccanismi disponibili. Allora, è vero che può essere visto anche positivamente, noi abbiamo la Corte Europea per i diritti dell'uomo che protegge i diritti dell'uomo in un certo livello se sono violati dai Paesi membri del Consiglio d'Europa, abbiamo la Corte di giustizia dell'Unione Europea che pure può pronunciarsi su violazione dei diritti umani perché fanno parte dei trattati dell'Unione Europea e altre regioni hanno altri sistemi. Abbiamo altri meccanismi, ecco, i meccanismi che funzionano malissimo, bisogna dirlo subito, i comitati, ha funzionato molto bene all'epoca dei comitati, quando i comitati sul monitoraggio, comunque le denunce che venivano basate sui patti internazionali, diritti economici, sociali, culturali, diritti civili e politici, ha funzionato molto bene, anni 70-80, poi abbiamo avuto un po' di silenzio, di tregua, ma questi meccanismi funzionano male. E la contraddizione, ecco, io vado per esempi perché sennò non sono chiaro. La convenzione di Istanbul è una bellissima convenzione, ecco, che moderna, che riguarda la violenza sessuale, la violenza domestica, che ha tanto di annuncio aspirando a un'Europa libera dalla violenza, bellissimo, che fa tutto un preambolo di richiamo a tutte le fonti dei diritti umani, sia internazionali sia regionali. Ecco, questa convenzione qui, che è in vigore, quindi noi l'Italia l'ha ratificata, ci sono le ratifiche per l'entrata in vigore, il 1 agosto 2014, ma questa convenzione qui, questo mi sembra veramente l'assurdo che possiamo trovare in ossigeno assurdo, inaccettabile, professore. L'Unione Europea firma questa convenzione ma non la ratifica. Ecco, io vorrei sapere, forse è la mia ignoranza, perché? Ecco, abbiamo una sovrabbondanza di fondi, di testi, ovviamente sta agli studiosi poi ordinari, eccetera, ma c'è una frammentazione, questo non lo dico io, è stato anche oggetto di molte discussioni nei ritiri che si sono fatti tra le corti, i tribunali, cioè c'è una grande frammentazione. Ecco, questo libro è prezioso anche per questo, professore, i diritti umani nella loro globalità, nell'era della globalizzazione dove ci dobbiamo aspettare, purtroppo, e io sono sempre più, allarmata. Avremo altre convenzioni, avremo le convenzioni che riguardano i diritti umani, biomedicina, bioetica, intelligenza artificiale, dati personali e quant'altro, sempre
questa modalità, questo modo di procedere tematico, vabbè, può darsi che sia un bene, però senza un coordinamento, senza qualche cosa che possa darci poi alla fine un quadro razionale, un quadro utile a individuare queste violazioni dei diritti umani in modo semplice, chiaro e fruibile, anche vedere le possibilità, i meccanismi giudiziari o non giudiziari che si hanno a disposizione per farli valere quando le autorità nazionali non ci soddisfano. Ecco, quindi c'è ancora bisogno di lavorare su questi diritti umani che sono indivisibili, però sono inalienabili, sono inderogabili. E sulla interrogabilità abbiamo avuto questa esperienza, non so se siete d'accordo, di questa pandemia. Ecco, questa esperienza, ci sono state le deroghe, no? Giustificate. Sta a voi decidere se sono giustificate o no. Però delle norme che abbiamo, quelle a disposizione, sono derogabili se si deroga attraverso un due process. Allora io non lo so, lo lascio agli studiosi, se questo esempio è solo un esempio della pandemia, ce ne sono molti altri, no? Quando la necessità per salvaguardare gli interessi della collettività giustificano una deroga dei diritti fondamentali inviolabili. Ecco, questa deroga all'inviolabilità avviene attraverso un due process, quando, come? Ecco, io me lo chiederei, andrei a vedere, magari stabilire anche un meccanismo standard di due process per la derogabilità dei diritti umani. E quindi questi, ci sono questi interrogativi che sono aperti, che sono per il momento non ci soddisfano, ecco, non ci danno non ci lasciano in pace per avere questa grande ricchezza di fondi, di diritti umani, che sono poi delle proclamazioni che però poi cadono nel vuoto, perché le autorità, che sono poi quelle, è l'autorità pubblica che ha il dovere di implementare ed attuare i diritti umani, non i privati, anche i privati, le imprese certe volte sì, però maggiormente sono fondamentalmente sono le istituzioni. Ecco, se non parliamo della magistratura, quindi tutte le condanne che l'Italia ha subito per violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per i trattamenti inumani e degradanti nelle carceri italiane, ecco, tutto questo non è qualcosa di semplice, non è qualcosa di prendere con molta superficialità. E quindi direi che la semplificazione, l'esempio di avere una convenzione così bella, quella bella nel senso di semplice, corta, senza tante elaborazioni, è un esempio che dovrebbe essere seguito per altre convenzioni, ma che siano comprensive di varie tematiche, non solo, ripeto, di specifici aspetti dei diritti umani. E un'altra cosa, sono inviolabili, sono indivisibili, ma c'è un'altra cosa, il tallone di Achille, non sono immutabili. Allora, questa caratteristica qui ci deve far pensare. Quindi questo professore lo dice in maniera magistrale nel suo libro, che sono dei diritti storici, quindi si collocano in un'epoca, se ho capito bene, professore, quindi da lei, si collocano in un contesto, quindi mutano. E sta a noi farli mutare nel senso del loro sviluppo, del loro raffinamento, della loro utilità maggiore di prima per la collettività, per gli individui. Mi sbaglio? No, molto rapidamente, così poi sentiamo se c'è qualcuno che vuole intervenire su questa questione dei diritti umani, ma sicuramente il problema dei diritti umani è che questa crescita enorme che c'è stata ha portato anche a questa specificazione dei diritti umani, che sono storici, perché altrimenti non si capisce come improvvisamente, dopo secoli di schiavismo, a qualcuno viene in mente che no, la schiavitù non va bene, oppure dopo ancora più secoli di discriminazione delle donne, a qualcuna prima e poi anche a dei maschi viene in mente, no, dobbiamo cercare di porre fine a queste discriminazioni. E sicuramente, se noi pensiamo
a quello che significherà nel futuro. Io penso, per esempio, che in un futuro che probabilmente io non vedrò, ma mi auguro che i miei figli e nipoti probabilmente sì, ma tutta la questione dei diritti degli animali cambierà, perché è qualche cosa che fa parte delle nostre conoscenze e anche del cambiamento degli standard etici che stanno diventando sempre più diffusi e comuni, per non pensare a come si dovrà affrontare il problema dei diritti umani e dell'intelligenza artificiale. Questa è una cosa che alcuni giuristi che ci stanno lavorando hanno le mani nei capelli, perché da una parte può essere semplice se il problema è la responsabilità del drone che bombarda e uccide, di chi è, di chi l'ha programmato, di chi l'ha mandato in quel momento ma poi ha lasciato che fosse suo, di chi l'ha costruito, quando però tutto questo sarà l'intelligenza artificiale. Insomma, si creerà veramente un mondo da affrontare, che dovrà affrontare in modo completamente nuovo questa questione. E su questo aggiungo quello che mi sembra un aspetto che difficilmente viene discusso anche nei tribunali in modo esemplificativo. Oggi questa crescita dei diritti porta che sempre più spesso c'è un conflitto fra diritti. E questo conflitto fra diritti, che possa essere la libertà d'espressione e il hate speech, qual è il limite, dove si pone? Effettivamente è qualcosa di estremamente complicato. La salute o il lavoro, il caso di Taranto, d'Italia, da questo punto di vista è esemplare, eppure nessun giudizio è riuscito a dare risposta. Ecco, questo in genere comporta che la politica cerca di stabilire qual è il diritto umano più importante rispetto agli altri, senza dimenticare che, essendo invece indivisibili, il problema è cercare di ridurre il più possibile la violazione di entrambi, che però comporta una messa in comune della politica e della giustizia che difficilmente invece si riuscirebbe a fare. Ecco, io credo che sui diritti umani noi siamo alla vigilia o di un salto che bisogna fare, o il rischio è che diventino sempre più una retorica che però poi lascia che le decisioni, pensiamo alla tortura per esempio, è uno dei pochi casi in cui assolutamente non c'è deroga, in nessun caso non c'è deroga, eppure tutte le democrazie, non parliamo delle non democrazie, la tortura la praticano, e quindi questo è un problema che dovrebbe essere affrontato un po' di più. Se ci sono domande, pregherei di sedersi a questa sedia, così non spostiamo molto il microfono. Dunque, prego. Buonasera, sono Lucia De Ranieri. In realtà ne avrei tante domande, ma mi chiedevo, in questo momento in cui stiamo vedendo appunto il massacro che sta subendo il popolo palestinese in Mondovisione, perché praticamente credo per la prima volta, correggetemi, poi non lo so, si hanno tantissime testimonianze, proprio video. Come affrontate voi, che appunto avete una conoscenza ampia di tutto il tema, la negazione dell'evidenza dei fatti o delle dichiarazioni appunto che si possono comunque ritrovare tranquillissimamente, di incitazione appunto alla violenza, all'odio e all'uccisione, perché assolutamente, piuttosto che, cioè, a me ha colpito moltissimo come in Canada sia stato presentato con tranquillità un piano di urbanizzazione della striscia di Gaza, proponendo la vendita dei terreni che verranno costruiti.
Cioè, questa è una pianificazione ben premeditata e viene fatta come se fosse una cosa normale. Quindi io mi chiedevo come sia possibile una cosa del genere. Cioè, come voi, appunto, specialmente i giuristi, possano affrontare una cosa del genere, perché nel mio modo di vedere, cioè, se ci sono delle regole devono essere uguali per tutti, e negare l'evidenza, cioè, scardina tutto. E quindi non c'è più certezza di niente. Quindi io credo che ci sia, almeno questo è il mio sentimento, una forte paura, perché io amo tantissimo il testo della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, e che ho studiato all'università, e il mio sentimento ora è che sono stati completamente scardinati tutti i tasselli, tutte quelle certezze, e non, per il domani non so cosa succederà, ecco, insomma. E la negazione dell'evidenza mi sembra proprio l'estrema, cioè, che non c'è speranza, ecco. Scusate se mi sono dilungata. Che è giustificata per chi assiste a queste trasmissioni, però bisogna un attimo distinguere, almeno io parlo da giurista. Una cosa è vedere in televisione, ascoltare la radio, ascoltare un giornalista che fa un reporter, eccetera, eccetera. Però un'altra cosa è l'indagine. Io so che la Palestina, per fortuna, è uno stato parte dello Statuto di Roma, e quindi ha tutta la ci sono le condizioni per che la Corte Penale Internazionale eserciti la sua giurisdizione per tutti i crimini di competenza della Corte, quindi genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, commessi da chiunque, quindi possono essere commessi o da Hamas o da un'altra persona, da un palestinese o da un israeliano in quei territori. E quindi c'è questo meccanismo in funzione, è in atto. Però una cosa è ascoltare quello che si ascolta nei media, una cosa è vedere un po' cosa c'è nel fascicolo, come si dice, nel dossier dell'investigatore della corte, e fare delle indagini durante il conflitto è una delle sfide più grandi. Si possono fare certamente, ma non è così semplice. Ecco, però devo dire che per la Palestina è molto più difficile, almeno non vedo la stessa mobilitazione della comunità internazionale, perché per l'Ucraina si è immediatamente mosso Europol, giurisdizioni nazionali, molte giurisdizioni nazionali, per aiutare a raccogliere le prove, aiutare, perché poi è chiaro che il procuratore della Corte, che indipendentemente deve fare indagini, ma aiutare, quindi fornire informazioni, fornire immagini, fornire video credibili, perché raccogliere informazioni che non sono poi, che non reggono al trial, nel processo, è una fatica inutile. Ecco, allora, devono essere prove verificate, prove credibili, che valgono poi per il processo. Questa è la dimensione giuridica processuale. Ma nella valutazione, tra virgolette, politica, vorrei, io mi aspetto che quegli stati o altri stati, o comunque la maggioranza degli stati, si mobiliti come ha fatto brillantemente per l'Ucraina, perché vi ricordate 41 referral che hanno permesso al procuratore di aprire le indagini senza chiedere l'autorizzazione alla Peter Chan, quindi una mobilitazione forte e soprattutto istituzioni che potevano effettivamente aiutare la raccolta delle prove, ripeto, solide, credibili, che reggono poi al processo. Ecco, il processo è in pieno contraddittorio, quindi bisogna raccogliere prove anche per la formulazione delle accuse. Non è semplice. Ecco, noi parliamo di genocidio, la convenzione, però poi applicarla e formulare un'accusa di genocidio è tutta un'altra cosa. Quindi bisogna avere a disposizione un complesso di prove che confortino l'accusa, è qualcosa di molto serio. E negare, ecco, io non penso che solo perché il Canada si è così espresso in questo modo, io non darei valore, perché non penso che la comunità internazionale possa permettere al Canada di fare questo tipo di piani, ecco, quindi andiamoci piano, perché meccanismi ci sono, cioè l'Assemblea Generale dell'ONU ha richiesto alla Corte Internazionale di Giustizia una legal opinion, questo è molto importante, aspettiamo anche la decisione su questa richiesta, che è molto importante, sulle legal consequences, le conseguenze legali della
dell'occupazione dei territori palestinesi da parte di Israele. Quindi lì il problema è aperto, e se voi andate a vedere tutto disponibile, se andate sul sito della Corte di Giustizia dell'ONU, vedete, ripassatevi le udienze, quindi c'è stata una settimana in cui stati diversi hanno dato alla Corte le loro argomentazioni orali, e molto argomentati molto bene e centrate sul diritto all'autodeterminazione, il diritto umano cosiddetto di terza generazione. Quindi lì si discuterà questo diritto umano, quindi diritto fondamentale all'autodeterminazione. Non lo deve decidere il Canada cosa fare dei territori occupati. Penso di aver risposto. Io provo a dare una risposta da storico, diciamo. Io penso che rispetto a quello che sta avvenendo a Gaza in Palestina, noi abbiamo, malgrado le limitazioni della presenza in loco della stampa internazionale, eccetera, eccetera, abbiamo tantissime informazioni. E quindi mi sembra difficile che ci possa essere un rifiuto dei fatti. C'è un rifiuto dei fatti da parte di alcuni attori, o spesso più che altro un rifiuto dell'interpretazione dei fatti che i diversi attori in campo stanno facendo. Però credo che, appunto, nel momento in cui entra in gioco una investigazione autonoma come sono quelle della giustizia internazionale, la possibilità di acclarare i fatti ci sia. Quello che come storico a me preoccupa di più è che noi sono 3 mesi che stiamo, appunto, osservando ogni giorno e vedendo quello che avviene in un luogo dove avvengono cose terribili, ma dove, se ci limitiamo ai numeri, le vittime sono un decimo delle vittime che negli ultimi 10 anni ci sono stati in altri 15 paesi, dove ci sono stati mediamente 300-400.000 morti nel silenzio più assoluto e totale di tutti quanti. Questa è la cosa che a me preoccupa, questa incapacità di guardare globalmente e di individuare un problema gravissimo che diventa però a un certo punto il totem unico di possibile comprensione delle complicazioni che il mondo globalizzato tende ad avere sul piano dei rapporti internazionali, delle aggressioni militari, del terrorismo, del contro insurgenze, rivoluzioni, delle reazioni, eccetera, eccetera. Ecco, questo perché mi sembra che sia una modalità estremamente incapace di osservare davvero quello che sta accadendo nel mondo, che è qualcosa probabilmente di ancora più complicato di quello che ci focalizziamo su un aspetto gravissimo, e che, su cui ritengo che bisogna intervenire sia sul piano giudiziario ma soprattutto su quello ovviamente politico internazionale, per trovare una soluzione, bisogna però non dimenticare neanche quello che viene accettato in qualche modo come una sorta di inevitabile normalità per quello che è avvenuto in Siria, in Libia, in Yemen, nel Sud Sudan, nella Repubblica Democratica del Congo, e potrei continuare con gli esempi di situazioni che sono state altrettanto e probabilmente molto più gravi di quella che noi vediamo oggi in Palestina. Una cosa che volevo dire anche prima di quello che ha detto adesso il professor Flores. È evidente che lo stesso professor Flores ha parlato di una questione emotiva, no? Di un uso e di uno stress emotivo che ci porta a usare questo termine sempre più di frequente. E questo è anche un fatto
abbastanza naturale, considerando la crescita di episodi e di occasioni, non episodi, di occasioni, in cui noi, che ci sentiamo direttamente coinvolti, perché più le cose ci stanno vicine, più è umano che noi ne risentiamo di più, per il moltiplicarsi anche numerico o comunque la permanenza di un numero assai consistente di focolai pericolosi sotto questo profilo, e per anche l'aumento della potenza di fuoco, proprio parlo di potenza di fuoco armata, no? Perché quello che stiamo vedendo con l'intelligenza artificiale, cosa che, di cui mi sto occupando tra l'altro, ci sta facendo vedere, al di là degli aspetti, chi è responsabile del drone, ma proprio la potenza di fuoco, la profilazione chirurgica che viene utilizzata anche per i civili in tante occasioni. Però io, ritornando a, come dire, al tema, quando si parlava del genocidio, vabbè, secondo la assai prolifica, assai abbondante produzione di documenti su questa cosa, quali sono i genocidi che sono stati fino adesso riconosciuti e puniti? Che poi anche lì è una questione storica, perché c'è stato un momento in cui si è cominciato a fare questo lavoro, no? Insomma, e poi ci sono i genocidi di serie A e i genocidi di serie B, quelli di cui oggi si è parlato in Ruanda, degli armeni, chi ne parla? O di altre, no? È un processo, anche quello è un processo storico, che poi, certo, bisogna guardare globalmente, io sono d'accordo con lei che bisogna guardare globalmente, però poi bisogna guardarli tutti. Non farne serie A e serie B, perché si è detto in tutto e in parte, il gruppo in tutto e in parte, e anche questo ha un peso rispetto alla, come dire, alla valutazione che noi abbiamo rispetto a quello che succede a Gaza o rispetto a quello che succede in Ucraina. E allora qui quanto, no, c'è di politica anche, e c'è sicuramente di giuridico, e qui è stato il focus di utile, strumentalmente in senso buono, come strumento di comprensione, però quanto c'è anche di politica nella valutazione, nella proposizione di questi temi all'analisi, insomma, e alla nostra attenzione. Ecco, io però questo lo dovevo dire, perché se no, dice... Il professor Flores dice, ma c'è il Sud Sudan, ma ce n'è tanti. Sì, vabbè, ce n'è tanti. Però allora mettiamoli tutti in fila, non facciamone serie A, serie B, e consideriamoli tutti non per opportunità di geopolitica, ma invece per quello che gli strumenti, per quanto importanti, costruiti e per quanto ancora limitati e storicamente determinati, ci danno la possibilità di intervenire. Grazie. No, ma io intendevo proprio questo, che bisognava non focalizzarsi solo su alcuni, perché non dovrebbero esserci. Poi di fatto accade nella storia che ci siano quelli di serie A e serie B. Io domenica scorsa ero in un piccolo paese vicino a Mestre, dove c'era la prima richiesta di un comune italiano, di un piccolo comune, di considerare genocidio il massacro dei curdi nel 1988, l'Anfal, che da un punto di vista, io dico come storico, eccetera, è chiarissimamente un genocidio. All'interno di quel genocidio c'è una roba analoga a Srebrenica, dove in una paese sono stati ammazzati 10.000 maschi curdi, quindi, e che però è qualche cosa che è totalmente sconosciuto ovunque, anche perché accaduto prima di quella svolta degli anni 90 che ha rimesso le cose in discussione. Quindi è solo appunto l'attenzione che credo che bisogna porre a tutto quanto, perché
intestarsi solo una battaglia, diciamo così, credo che da questo punto di vista della giustizia sia comunque un fallimento, perché il rischio è quello che di fatto poi viene fuori una sorta di gerarchia quasi naturale e inevitabile. Intanto c'è da parte dei giornali, perché quello di cui si parla più a lungo e più spesso è in qualche modo gerarchicamente più significativo e importante. Io invece vorrei appunto una attenzione maggiore. Una cosa che volevo fare ma che non sono riuscito a fare era di costruire una sorta di mappamondo dei diritti umani in cui le violazioni venissero costantemente monitorate in modo da poter avere complessivamente sempre, non soltanto in riferimento a quello che ci racconta la stampa, ma a quello che sta effettivamente accadendo nel mondo. Ma sarebbe un progetto che ci vogliono molte forze per portare avanti. Sì, io penso, professore, che lei l'abbia già in questo libro, io lo vedo come una bussola, uno strumento come orientarci in questo scenario così variegato e composito che sono le violazioni, i genocidi in particolare, ma le violazioni dei diritti umani. Quindi è importantissimo, per questo si può ulteriormente certamente lavorare su questo, però volevo anche dire... Quanti genocidi riconosciuti? Riconosciuti come? Cioè, riconosciuti, non so, il genocidio contro gli armeni è stato riconosciuto moralmente. Quindi bisogna sempre fare una distinzione tra un riconoscimento morale e politico e invece un riconoscimento come crimine. Il crimine lo può solo fare un'autorità giudiziaria. Ecco, quindi oggi abbiamo una corte permanente a disposizione, ma abbiamo avuto... il tribunale per il Ruanda, il tribunale per l'ex Jugoslavia, Srebrenica, quindi il Khmer Rouge, poi il tribunale per la Cambogia. Ecco, questi sono stati genocidi propriamente riconosciuti, nel senso che il genocidio è un crimine, quindi non possiamo limitarci a un riconoscimento morale dove si dice sì, gli armeni sono stati vittime di genocidio, ma non è il crimine di genocidio, cioè non è l'accertamento del crimine. Quindi fatta questa distinzione, bisogna anche capire che questa giustizia penale internazionale è una macchina che è appena avviata. È avviata in modo molto imperfetto con i tribunali ad hoc, che sono più che altro una misura che il Consiglio di sicurezza ha adottato perché ha ritenuto, e anche lo Statuto di Roma lo ribadisce, che questi crimini internazionali, queste categorie, genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, costituiscono una minaccia per la pace, per la sicurezza e la pace del mondo, quindi bisogna intervenire. Ecco, quindi c'è adesso un meccanismo permanente, per fortuna, che bisogna però cercare, anche la società civile lavora, e noi facevamo sempre, fanno ancora all'AIA, almeno due riunioni con le organizzazioni non governative che seguono il lavoro della Corte, che propongono, che suggeriscono e che criticano. Ecco, quindi la società civile è molto importante. Ma bisogna che questa Corte sia sostenuta. Noi a Kampala nel 2010 eravamo sul punto di chiudere la Corte perché l'Africa contestava che la Corte interveniva solo su situazioni africane, quindi era un'organizzazione politica occidentale. Mentre gli stati africani, i primi che hanno adito la Corte, l'hanno adito volontariamente, hanno fatto il self-referendum, l'Uganda, il Congo e altri. Quindi c'era questa posizione politica dell'Unione Africana in particolare di contrasto e che hanno portato a Kampala. Quindi addirittura questo intervento della Corte che disturba i processi di pace, che quindi non è un meccanismo che non vale. Nella stessa prima conferenza della prima revisione dello Statuto di Roma, si è messo in dubbio il valore della partecipazione delle vittime nel processo. Troppo costoso, troppo complesso, quindi gli stati hanno degli esborsi troppo ingenti per far andare avanti questa novità importante della partecipazione delle vittime con diritto a riparazione nei processi. Ecco, quindi anche lì però ne siamo usciti benissimo, non solo, ma l'Assemblea degli Stati Parte ha detto che è centrale, ecco, il tema delle vittime è centrale e la giustizia si sta orientando verso, cioè la giustizia che ha al centro le vittime e soprattutto il valore della riparazione, che è una riparazione che deve trasformare, non solo compensare, restituire e risarcire la vittima direttamente, ma deve anche trasformare il contesto in cui quel crimine è avvenuto, deve operare una trasformazione, una transformative reparation. Quindi c'è questo
questo tentativo, ma i genocidi che stanno per essere, sui quali attendiamo, ecco, io prima ho ricordato il Gambia che ha denunciato davanti alla Corte Internazionale di Giustizia Myanmar, perché ironia, purtroppo sappiamo benissimo, anche lì vediamo meno, ecco. Però chi si interessa ai genocidi vede queste terribili espulsioni, deportazioni, condizioni di vita che possono portare davvero all'eliminazione del gruppo. Altro problema, gli uiguri in Cina, altri problemi un po' dappertutto, ma finché, ripeto, finché non c'è la possibilità di portarli davanti ai meccanismi, che i soli che possono dirci è o non è genocidio, noi, anche se parliamo comunemente di genocidio, lo facciamo senza il valore che dovrebbe attribuirsi al genocidio. Lo facciamo comunemente, ecco, poi si esagera anche a usare l'uso di questo termine, per cui alla fine non c'è nessuna utilità. Quindi il meccanismo c'è, è permanente, ma va rafforzato, va consolidato e soprattutto bisogna vedere, io lo vedo in prospettiva, speriamo che succeda, che ci sia un'autorità che garantisca l'esecuzione delle decisioni, delle sentenze. Questo è molto importante. Se c'è un sistema che non permette il processo in contumacia, che ha bisogno della presenza dell'imputato, il processo non va avanti, quindi non è che la Corte Penale Internazionale è lenta, no, non può proprio andare avanti. Quindi se l'arresto non viene seguito dagli stati richiesti, non si va avanti. E perché questo è fatto così? Cambiamolo. Nessuno ce lo impedisce. Ecco perché ho detto all'inizio, questo trattato è modificabile migliorando certamente quello odierno, quello attuale, va modificato, va aggiornato, va adeguato a quelli che sono i bisogni. Abbiamo imparato quali sono le difficoltà dei processi. Il primo processo è stato un disastro, non so se voi avete seguito il primo processo davanti alla Corte Penale Internazionale. Intanto era un processo che riguardava un solo crimine di guerra, l'uso dei bambini di età inferiore a 15 anni come militare, nelle operazioni militari. Quindi la critica ci ha veramente coperto di quasi di insulti, non proprio insulti, ma quasi. Una Corte Penale Internazionale che ha giurisdizione sul genocidio, sui crimini contro l'umanità, su crimini di guerra molto gravi, si va a occupare dei bambini soldati. Sono d'accordo che si occupi dei bambini, ma le critiche furono aspre. Ma molto più aspre furono al primo giorno di udienza di questo processo. Noi eravamo con i capelli dritti, mi potete credere, perché il primo testimone, un ex bambino soldato, traumatizzato, non sappiamo, poi abbiamo capito, è arrivato in corte e ha ritrattato tutto perché ha visto l'imputato. Ed era troppo tardi per trattare il suo trauma. È stato un fallimento totale. La stampa mondiale ci ha criticati aspramente, ha detto che questa è proprio una corte inutile, che non serve a niente, è meglio chiuderla. Ecco, quindi questa macchina è appena avviata. E ci sono interessi a che non funzioni, credetemi, ci sono grandi interessi politici di certi stati, di certi gruppi di stati, a non farla funzionare. Ecco, quindi se noi, anche società civile, sosteniamo questa corte, il sostegno e può essere dato in diversi modi, soprattutto conoscere questo meccanismo, appropriarsene nelle università, diffonderlo e cercare anche di trovare persone che vogliono lavorare. Di solito sono molto entusiasti quelli che lavorano presso questa Corte Penale Internazionale, sostenerla, fare in modo che le decisioni vengano eseguite. Nell'ultima risoluzione a Kampala ci fu un impegno di tutti gli stati di aiutarsi a vicenda per dare alla Corte la cooperazione necessaria per eseguire le sue ordinanze. Ecco, quindi poi non so cosa è successo, questi impegni cadono sempre un po' nel vuoto. Comunque sono processi lunghi, tra l'altro dobbiamo dire che l'abbiamo avuta anche molto rapidamente questa Corte, quindi dobbiamo anche poter dire avere una certa soddisfazione, perché non si pensava che non avvenisse così presto. L'abbiamo. Funziona perché ha fatto dei processi e con questa apertura delle vittime. Ricordo anche che le vittime non sono solo le persone fisiche nel sistema della Corte, sono anche le persone giuridiche. Se vi ricordate questa condanna di Al-Mahdi Al-Fatih, che ha poi comportato l'ordinanza di riparazione per la distruzione dei templi di Timbuktu, è la prima ordinanza che appunto riconosce questo danno come un danno
riparato, che deve essere riparato con una dinanza di riparazione e quant'altro. Quindi, però, quando si va poi a eseguire la riparazione, ecco, perché questi sono i problemi, inutile gloriarsi di avere una corte così importante quando poi l'esecuzione e la decisione cade in nulla. L'esecuzione della riparazione, siccome non è nel budget della corte, quando l'imputato è indigente, è la corte che avrebbe dovuto forse coprire queste ordinanze, eseguire, no? Completare, implementare queste ordinanze di riparazione in qualche modo, no, c'è il trust fund per le vittime che usa i fondi volontari, quindi ci sono stati che contribuiscono dando delle contribuzioni volontarie. Ecco, sia per l'Ubank, quindi sia per il primo processo i bambini soldato dove c'è l'ordinanza di riparazione da eseguire, sia per questa ordinanza importante che riguarda la distruzione dei templi in Timbuktu, i fondi non sono stati raccolti. Ecco, quindi questa situazione un po' strana degli stati che si entusiasmano moltissimo quando vanno a fare le loro dichiarazioni, tra l'altro anche troppo compromettenti. Bastione, che ha avuto un ruolo importantissimo nella redazione dello Statuto di Roma, dice che questo è un mulo diplomatico, quindi bisogna capire che quello che è, insomma, ecco. Poi i giuristi devono fare in modo che questi articoli vivano e funzionino, però non è facile. Ecco, quindi una volta si va a dire, si va a impegnare qualcosa, però passato il giorno della dichiarazione, dopo c'è sempre la solita fatica. E noi facevamo 50% di lavoro di diplomazia, non solo giudiziario, dovevamo inventarci anche a essere diplomatici per ottenere la cooperazione degli stati. E tutto questo deve essere incluso in un programma, perché è chiaro che dobbiamo andare avanti e non indietro, non possiamo rinnegare o annullare quello che è stato fatto durante questi anni con grandi sforzi, bisogna dire, no? Andare avanti come? Razionalizzando, evitando frammentazione, evitando contraddizioni o comunque incoerenze e incompatibilità anche tra i vari meccanismi che appesantiscono moltissimo, e soprattutto quello che io spero, veramente spero, auspico, una semplificazione di questo coacervo. Se voi andate a leggervi il regolamento di procedure di prove della Corte Penale Internazionale, è davvero troppo, troppo complesso. Ecco, quindi tutto questo per dire che i genocidi riconosciuti, è vero, sono pochi, riconosciuti in senso proprio di crimine, no? Quindi da una corte, sono pochi, ma i meccanismi sono complessi, possono essere semplificati, e bisogna anche cercare di far progredire questa presa di coscienza degli stati di essere responsabili, perché queste denunce che si fanno alla Corte di Giustizia sono ancora poche, c'è Gambia, c'è il Sudafrica, ma non sono tantissime. Ecco, quindi non dipende di chi dipende se non sono riconosciuti i genocidi. Il genocidio degli Hazara, io conosco questo gruppo perché mi consulta sovente e mi racconta tutto quello che è successo. Stop genocide, stop Hazara genocide, ma poi non succede niente. Perché questo? Perché uno Stato, perché l'Italia, la Francia non si prende questa responsabilità di andare davanti alla Corte di Giustizia dell'ONU e provare a vedere, di chiedere alla Corte se questo gruppo Hazara è vittima di genocidi? Condannare l'Afghanistan? No, non succede. Ecco, quindi perché? Perché sarà la mancanza di conoscenza, sarà la politica, sarà questa cosa di questa presunzione anche di un mondo occidentale più sviluppato che un'altra parte del globo, non lo so. Però tutto questo finisce perché la globalizzazione è in atto, quindi queste presunzioni, queste come dire, supposizioni sono già finite, e quindi si ha a che fare con un mondo in evoluzione, sperando che sia la Corte Penale Internazionale che rimanga nella sua funzione e che possa anche essere migliorata come nei suoi meccanismi, in modo da, essendo permanente, poter consentire soprattutto, ecco, un altro lavoro da fare anche dalla società civile insieme alle istituzioni pubbliche, convincere gli stati che non hanno ancora ratificato lo Statuto di Roma, oggi sono 123 gli stati parte, sarebbe l'ideale, sarebbe che tutti gli stati ONU fossero anche membri della Corte Penale Internazionale. Per la Palestina io vi racconto un'esperienza mia diretta, perché quando ero io lì, l'autorità della Palestina ha presentato una dichiarazione
di accettare volontariamente la giurisdizione della Corte, cosa che è possibile. L'Ucraina, per esempio, non è stato parte, ma ha accettato volontariamente la giurisdizione, quindi a tutti gli effetti la Corte esercita la giurisdizione. Quindi l'autorità della Palestina all'epoca ha provato e noi non potevamo accettarlo, perché lo statuto verbatim dice gli stati. E quindi c'è il problema del non riconoscimento quale stato della Palestina. Poi le cose si sono evolute, vi è stato un riconoscimento della statualità e la Palestina oggi è membro a tutti i diritti della Corte Penale, dello Statuto di Roma, quindi la Corte Penale Internazionale esercita pienamente la sua giurisdizione. Forse pensate che le cose siano troppo lunghe, che prendano troppo tempo, però bisogna anche conoscere i meccanismi e soprattutto nel poco che uno può fare, poco molto, ecco, l'università può fare molto, le giurisdizioni nazionali soprattutto, questo non lo ricordavo, le giurisdizioni nazionali sono quelle che hanno la primaria responsabilità di perseguire e punire i crimini internazionali nello Statuto di Roma, che permette poi alla Corte di intervenire solo quando gli Stati non vogliono o non possono, quindi la complementarietà. Ecco, non in tutti gli Stati, neanche in Italia questa complementarietà ancora non è attuata. Quindi anche lì cercare di fare pressioni, perché no? Le cose si ottengono anche in questo modo. Se la società civile si organizza e fa pressioni sui governi nazionali e richiede che a livello nazionale ci siano queste possibilità, quindi adeguare le giurisdizioni, adeguare i codici, adeguare quello che è necessario da adeguare per permettere questa giurisdizione sui crimini. Alcuni stati si sono dotati di meccanismi ulteriori, no? La giurisdizione universale, professore, cioè il Belgio ha processato all'epoca del genocidio del Ruanda parecchi individui su fatti avvenuti in Ruanda, quindi il Belgio non aveva niente a che fare, ma si era data questa legge di giurisdizione universale. E la Spagna ha la stessa legge, la Germania sta processando dei siriani per torture, eccetera, la Danimarca, cioè la Francia, sono stati che si sono dotati di meccanismi che si aggiungono agli obblighi che derivano dalla Corte Penale Internazionale, quindi di avere a livello nazionale la possibilità di perseguire e giudicare questi crimini, e ulteriormente si sono dotati di questi strumenti che permettono ancora una volta di giudicare individui che non hanno un legame di nazionalità o di territorio, un legame tra il crimine e il territorio non esiste, sono extraterritoriali, ma sono perseguibili perché ci sono queste leggi di giurisdizione universale. Questo è qualcosa che sta andando, si sta evolvendo, quindi tutto quello che si può fare a livello di opinione pubblica è di tenere i punti chiari, come ha detto il professore, fare chiarezza, perché parlare di diritti umani in modo come si può parlare quando si va a comprare un chilo di patate di cipolla non ci serve molto, anche lì c'è il diritto umano al cibo sano, vabbè, tutto è diritto umano, però bisogna capire di inquadrare le cose nella loro giusta natura e nella loro giusta regola, e così pure parlare di genocidio e di crimini internazionali. Io spero davvero che qui da noi in Italia le risorse ci sono, ci sono le risorse, ci sono delle università molto qualificate, molto ben attrezzate perché si facciano dei progetti di educazione specifica e specializzata per i giornalisti, ovviamente anche lì c'è una qualificazione in più. Io ho svolto molti corsi con i giornalisti per informarli su questi meccanismi e li hanno ritenuti utili. Ecco, quindi vedere un po' tutte queste categorie che sono molto importanti per un'evoluzione positiva in materia, e bisogna lavorare, non c'è altro. Per il resto sono d'accordo sul fatto che l'impressione è quella di avere più standard di protezione. Una volta si protegge, un'altra volta non si protegge. E lo scandalo numero uno viene dal funzionamento del Consiglio di sicurezza, perché col sistema del veto, una volta invia alla Corte Penale Internazionale una situazione, un'altra volta non invia. La Siria c'è stato il veto, no? Il Sudan invece è stato rinviato alla Corte. Quindi cioè, è vero, l'impressione nella situazione attuale quella di avere più sana. Bene, allora io direi che possiamo fermarci ringraziando appunto i nostri ospiti, il professor Marcello Flores e la giudice Silvana Arbia.
e anche chi è intervenuto ha ascoltato. E dunque noi non abbiamo come missione quella di fornire delle risposte, ma invece sì di affrontare criticamente una questione per quanto complessa come la seguente. Dunque grazie ancora e buona serata.